E la comunità avrà un altro punto di ritrovo, più grande, più bello, più funzionale, che è la nuova chiesa. Ormai ci siamo, sì. L'inauguriamo a breve. Il 26 aprile alle 18.30 ci sarà il rito della dedicazione e consacrazione. Verrà l'arcivescovo, verranno le autorità civili e militari, proprio per dire a questo quartiere che c'è speranza. La chiesa nuova dà speranza a tutto il quartiere, perché dice alla gente che non siamo soli. Intanto c'è la chiesa, ma ci sono anche, possiamo dirlo ora, ci sono anche le istituzioni che ci stanno dando una mano. Se c'è una sorta di sinergia tra chiesa, istituzioni e tutte le associazioni presenti nel territorio, realmente si può fare qualche cosa di bello per questo quartiere, perché qui ci sono, secondo me, le eccellenze del domani. Ci sono i bambini. Ci sono i bambini, che è il futuro, là è. Ma io dico non solo il futuro, io dico che il presente sono i giovani e i bambini del territorio.